E torniamo a parlare dei buoni pasto, che è il tema che abbiamo affrontato all'inizio con il ministro, perché abbiamo con noi Aldo Mario Cursano, vicario nazionale della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi chiede un ascoltatore al 349-238-6666, e gli esercenti? Gli esercenti continuano a pagare il prezzo di un sistema che in qualche modo continua a speculare sul diritto dei lavoratori di avere un pasto e su quello delle imprese come le nostre ad essere pagati per il servizio reso. Quindi se è un segnale positivo aver trovato una sostituzione per la funzione sostitutiva di mensa di quei ticket che non onorava gli impegni nei confronti dei ristoratori, dei baristi che erogavano un servizio, si è trovata una prospettiva. Ma il problema è: ma chi paga fino adesso le centinaia e migliaia di imprese che hanno reso migliaia di buoni pasto e che non sono pagati e che rischiano esse stesse di andare in crisi aziendale? Quindi occorre salvaguardare senza ombra di dubbio la prospettiva, ma chi ha appaltato un servizio, chi come noi ha accettato di fornirlo? Voglio dire, io penso che la pubblica amministrazione, oltre all'azienda affidataria, dovrebbe farsene carico. Quindi anche noi del dobbiamo... problema degli esercenti. Esatto. Le devo interrompere perché adesso ci dobbiamo fermare un attimo, abbiamo poi i titoli, ma le invito a rimanere con noi perché continuiamo a parlarne. E siamo ancora con voi a parlare dei buoni pasto, siamo con Aldo Mario Cursano, stavamo dicendo che per gli esercenti non c'è una soluzione vera e propria. Beh, non viene prospettata, le dirò, anche se va individuata, e noi faremo legalmente ciò che è necessario per tutelare, come posso dire, l'adempimento degli oneri commessi, perché ripeto, il servizio è stato reso, siamo anche preoccupati per il futuro del mercato dei buoni, perché si continua, e qui c'è la nuova gara Consip già uscita di oltre un miliardo, e si continua a giocare su partite, su modalità che portano a giudicare diciamo queste gare un pochino quelle aziende più spregiudicate, superando il 20% dello sconto su un valore nominale che dovrebbe essere sacro, perché se si condivide di dare 10 euro per mangiare a un lavoratore, perché questi 10 euro hanno un valore nominale? Qualcuno fa uno sconto di questo tipo che poi viene fatto pagare al ristoratore. Quindi la salvaguardia del valore che viene convenuto con anche i sindacati deve essere un valore in cui nessuno deve andare a svalutare, perché la degenerazione è stata proprio creata da questo sistema speculativo sul un diritto del lavoro di alimentarsi. Viene convenuto un valore, poi a valle arriva un valore sostanzialmente e profondamente diverso, che alla fine ha messo in crisi un po' questo mercato. Ecco perché noi riteniamo che, ripeto, la competizione anche tra i vari emettitori nel gioco dell'aggiudicazione deve essere proprio il valore della qualità del cibo, il servizio reso, cioè la competizione deve essere al rialzo, non al ribasso. Ecco perché noi riteniamo che va rifondato il sistema, perché l'accaduto che ha fatto diventare carta straccia una delle aziende più radicate sul nostro mercato rischia di premiare quella tipologia di aziende anche in prospettiva, e le indiscrezioni ci dimostrano proprio questo. Chissà se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che ha questi buoni pasto in tasca, se li avete o se volete intervenire sugli altri temi della giornata, 800240024 per intervenire in diretta, o 349-238-6666 per mandare dei messaggi o delle note vocali via WhatsApp. Io la ringrazio, Aldo Maria Cursano, vicario nazionale della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio. Buona serata. Grazie a voi, buon lavoro.